Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi ci troviamo all'interno della mia stanza perché diciamo la intro di questo video l'ho dovuta fare in un secondo momento, in quanto inizialmente avevo deciso di fare un video unico e inizialmente era così, soltanto che una volta editato veniva una cosa tipo 23 minuti per farvi vedere come smontare i pannelli e come sostituire le casse. Quindi ho deciso di smezzare il video in due video, quindi ci saranno due parti. Questa prima parte in cui andrò a smontare i pannelli e vi faccio vedere anche come rimontarli. In un prossimo video invece vedrete come togliere i woofer, mettere dei woofer nuovi e aggiungere dei tweeter, che dietro non ci sono, non c'è nemmeno la linea per la corrente. Detto questo ragazzi, spero che apprezziate veramente questo mio lavoro. Sono penso l'unico al mondo a portare su YouTube il video su come smontare i pannelli posteriori della Mito, quindi mi raccomando, lascia un bel like, ci tengo veramente, fammi sapere che apprezzi il mio lavoro. Detto questo, ovviamente iscriviti al mio canale YouTube e seguimi su Instagram. Non c'ho altro da dirvi, quindi intro e buon video. Ok ragazzi, ci troviamo all'interno della macchina. Purtroppo non posso fare questo lavoro all'aperto perché piove e ho bisogno di tenere le portiere aperte. Ho già smontato il montante centrale, montante posteriore. Io vi consiglio di lasciare la cinta libera, almeno questa, mentre di qua il montante potete anche non toglierlo. Qui c'è il dado per il dado, la vite torx per la cinta, a me non va di toglierla e ce la lascio, tanto ho visto che si può togliere lo stesso lo sportello. E se non sapete come smontare i montanti, vi lascio, come ho detto, il link sia in descrizione che in alto per andare a vedere il video. Fatto questo, altro passaggio, ci togliamo il battitacco. Cominciamo quindi con la rimozione del battitacco lato conducente, in quanto è leggermente più complesso rispetto a quello lato passeggero. Iniziamo con la rimozione della guarnizione riposta sul telaio, basta tirarla e viene via. Fatto ciò, andremo a estrarre la maniglia dell'apertura vano motore, basta tirarla e viene via. Subito sopra troviamo una vite a croce, basta svitarla. Qui purtroppo la ripresa è venuta male in quanto ero da solo e la fotocamera è abbastanza grande, quindi non sono riuscito a metterla in una posizione corretta. Comunque basta semplicemente svitare quella vite. Successivamente svitiamo una vite posta leggermente sotto, sempre trattasi sempre di una vite a croce. Adesso ragazzi, una volta abbiamo tolto quelli, ci troviamo rispettivamente dei ganscetti 1, 2, 3, 4 e poi ce ne dovrebbe stare uno qui sotto, e teoricamente basta tirare tutto e si toglie abbastanza facilmente. Sganciare il battitacco è abbastanza semplice, come vedrete sono dei gancetti, chiamiamoli a strap, e basta tirarli e vengono su, tranne quello verde. Con un tool comunque si può tranquillamente togliere, e ce ne sta un altro appena sotto, un po' più ignorantello. Ok ragazzi, ho smontato battitacco, montanti, e non ci resta altro che togliere tutte le viti dal pannello. Cominciamo dalla parte sotto. Qui ci stanno due di questi, uno l'ho già tolto. Per rimuoverlo è molto semplice, basta infilare un cacciavite dentro un foro di questi e ruotare, questi si svitano. Ok, li mettiamo qua, quindi due tolti. Fatto questo, passiamo qui dietro che c'è un'altra vite. Quindi rimuoviamo la vite che si trova sul lato del montante centrale, molto semplice. Ci spostiamo sotto vicino alla slitta del sedile e vicino all'attacco della cinta, un'altra vitarella a croce, nulla di complesso. Ci spostiamo nuovamente sulla parte del montante posteriore alta, successivamente sotto l'attacco della cinta. Allora non ci resta altro che smontare il pannello.
Questo, come potete vedere, è tutto abbastanza libero qui sotto. Qui è tutto libero, qui è solo da tirar via. Pure qua sopra è tutto libero. Questo gancio ce lo tiriamo verso di noi, se no non esce. E qui sotto ci stanno una serie di ganci e piano piano andremo a toglierli. Oh, finalmente il momento tanto atteso. Ci siamo fatti fuori sto cazzo di pannello. Ricordo, cinta, almeno questa libera, questa la potete lasciare collegata. Il pannello l'ho schiaffato qui. Come potete ben notare, ci sta la predisposizione del montantino. Questa dall'altra parte non c'era. Ah, mi sono scordato di togliere il coso del Twitter, ora li togliamo. Vi faccio vedere un po' il retro del pannello. Allora, abbiamo questo gancetto sulla parte della cassa. Poi, lateralmente, abbiamo questi tre ganci. Io vi consiglio di partire da sganciare questa parte laterale, come ho fatto io nel video. Poi si passa a quella sopra, in cui ci troviamo 1, 2, 3 gancetti, 4 gancetti, che sta tipo qui, e poi appunto quello della cassa. Ok, ho riposizionato il pannello. Vi consiglio di adagiarlo in diagonale. Fate passare sempre la cinta, fate ripassare dalla scanalatura il cosetto dove si aggrappa alla cinta del montante centrale. Controlliate che combacino le due viti sul pianale dentro i fori del pannello. Adesso cominceremo ad adagiarlo nei suoi gancetti. Un po'. Ok, qui dovrebbe essere tutto in ordine. Sistemato questo, ragazzi, bisogna semplicemente andare a rimettere le viti. Controlliate, come ho fatto io, che tutti i gancetti abbiano preso. Nel mio caso hanno preso tutti, fortunatamente, quindi vuol dire che non li ho rotti, ma comunque già li avevo ricontrollati prima e non erano rotti. E niente, facciamo quello che abbiamo fatto prima, ma al contrario. Ok ragazzi, siamo giunti quindi al termine del video. Abbiamo visto che è un pochino lunga come cosa, cioè dal video può sembrare molto semplice, in realtà è semplice, però può sembrare un lavoro veramente veloce, in realtà non è veloce per niente ragazzi, ci vuole un po' di tempo per smontare i battitacchi, per smontare i montanti dietro e centrali, per tirare giù i pannelli, per smontare le casse, montare altre casse, insomma un po' di tempo da perderci ci vuole, però non è complicato. L'importante è che prestiate attenzione soprattutto ai ganci, i ganci non li rompete perché sennò poi è un macello. Detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel like nuovamente, di iscrivervi al mio canale YouTube, di seguirmi su Instagram. E inoltre vi ricordo che attivo il mio canale Telegram, vi lascio il link in descrizione. Vi lascio il link in descrizione di tutti gli attrezzi, comunque come al mio solito fare, che ho utilizzato nel video. E quindi niente ragazzi, ci vediamo alla seconda parte del video in cui andremo a sostituire i woofer e a montare i tweeter. Ciao!